un'altra proposta molto, molto semplice. Ecco, è quella che abbiamo chiamato del registro dell'obbedienza e dell'ossequio. Sappiamo quanto Padre Pio fosse legato alla fedeltà e all'obbedienza al Papa, chiunque fosse. Ecco. Abbiamo pensato di proporre per chi vuole, qui ci sono tutte pagine bianche, eccetto la prima che leggerò, ecco, una sottoscrizione dove chi vuole firmerà, io firmo per primo, la nostra obbedienza e rispetto in questo momento a Papa Francesco. Ecco, se sempre... Papa Francesco ci chiede sempre di pregare per lui e noi quindi come gruppo di preghiera, avendo la preghiera come prima attività, ecco, non ce ne dobbiamo dimenticare e lo dobbiamo fare e glielo garantiamo. Quindi attraverso questo registro in qualche modo gli garantiamo che la richiesta che fa tutti i giorni quando parla in pubblico da parte dei gruppi di preghiera è autentica ed è vera e aderiamo con animo e cuore. Ecco, credo sia importante anche perché in questo momento, come sempre, ma in questo momento la Chiesa vive anche situazioni di frattura o di rischio di frattura e di disagio, di tensioni, dove il Papa è un po' al centro di queste tensioni. Noi vogliamo essere con lui e dirglielo. Allora vi leggo, chiedo scusa, ma non sono capace a leggere gli occhi. Allora vi leggo il testo, poi ripeto, il padre Luciano ce l'ha, lo rimarrà qui per chi vorrà firmarlo e lo faremo passare nei vari incontri regionali con il desiderio alla fine dell'anno di consegnarlo e di farlo avere al Santo Padre. Allora c'è scritto così: Centro Internazionale Gruppi di Preghiera di Padre Pio da Pietralcina a San Giovanni Rotondo. Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, Direttore Generale insieme ai gruppi di preghiera di Padre Pio di tutto il mondo, in questo anno dedicato alla missionarietà e all'evangelizzazione, desiderano benedire la Santissima Trinità, che attraverso l'effusione dello Spirito Santo continua le sue sante operazioni per il bene di tutto il popolo di Dio. In piena comunione con il Santo Padre Papa Francesco, ci professiamo una comunità di fratelli e sorelle che camminano verso la Pasqua eterna. La alimentiamo ogni giorno nell'Eucaristia e la viviamo attraverso la parola, i sacramenti e la comunione nella carità. Ringraziamo insieme il Signore per aver posto Papa Francesco a guida della sua Chiesa. In lui veneriamo il pastore che in nome di Cristo guida il suo gregge. Vogliamo tutti rinnovargli la propria obbedienza e sottomissione. Nel rispettoso ossequio della sua persona vogliamo oggi impegnarci a comprendere e sostenere le sue scelte profetiche in favore dei più poveri, il suo amore per la vita e per la famiglia, la sua capacità di ascolto e di dialogo con tutti. La Vergine Maria e San Pio da Pietralcina gli siano compagni e sostegno in quelle scelte che farà per il bene della Chiesa e di conforto per le tante incomprensioni che spesso subisce a causa del Vangelo. Convegno nazionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio, San Giovanni Rotondo, 5-7 luglio 2019. Padre Franco Moscone e i fratelli e le sorelle qui convenuti sottoscrivono questo solenne impegno di obbedienza e ossequio.